Be happy together. Preparo uno dei miei risotti preferiti, il risotto ai profumi di mojito. Si parte così, inizia a preparare un fondo di cottura, si chiama bisque, è fatta con i crostacei. Quindi, prima le verdure, cipolla, carota e sedano, tutti tagliati a pezzettoni piuttosto grossolani, altrimenti poi si bruciano in casseruola. Mi metto a sgusciare i gamberi rossi, questi sono freschissimi, sarò delicato, stacco la testa, elimino il carapace e le code sgusciate le lascio a parte in frigorifero. In casseruola a bordi alti con un filo d'olio vado a tostare le verdure, fiamma molto alta per 5-6 minuti. E poi aggiungo i gusci. Tosto tutto molto violentemente, fino quasi a sentire l'odore della griglia. E a questo punto, quando il pesce comincia quasi a sbruciacchiarsi, aggiungo del rum. Io consiglio un rum 3 anni, che non è né troppo aromatico e né troppo asciutto. Pizzico di sale e quando non sento più l'odore dell'alcol, copro con acqua freddissima. Il pigmento rosso passa al brodo e la schiuma che verrà in superficie con una schiumarola andrà eliminata. Schiacciate bene le teste in modo che buttino fuori tutto il loro sapore e comincio poi a preparare il fondo del risotto. Uso dello scalogno tritato finissimo. In una casseruola metto una noce di burro e un pochino d'extravergine. A fiamma molto molto bassa lo faccio stufare, deve rimanere praticamente trasparente. Quando lo scalogno è stufato, alzo la fiamma e aggiungo il riso. Utilizzo in questo caso un vialone nano, un riso piuttosto piccolino. Lo tosto, lo salo e poi comincio a bagnarlo con il mio brodo filtrato. Mi raccomando, giratelo di continuo e portatelo a cottura. Quando è al dente, lo tolgo dal fuoco. Aggiungo scorza di lime grattugiata, che è uno dei profumi del mojito, e poi profumiamo il tutto con delle foglioline di menta. Se non le volete trovare dentro potete mettere un rametto e poi eliminarlo, già il profumo lo cede, ma questa menta è stupenda e io la spezzetto dentro con le mani. Aggiungo un filo d'olio, un pizzico di pepe, giro il tutto e copro. Lo lascio riposare 2-3 minuti in modo che diventi bello cremoso e mantecato. Nel frattempo riprendo le mie code di gamberi rossi, le apro al libro e poi le vado a condire leggermente. Queste basta pochissimo, sale, un pizzico di pepe, un filo d'olio e poi le tocco con la menta per profumarle un pochino, tipo il risotto. Il risotto è pronto, lo metto nel piatto, lo stendo, lo batto in modo che si possa appiattire bene. Aggiungo le code di gamberi che in parte si cuoceranno. Aggiungo ancora scorza di lime, piccola decorazione e voilà, buon appetito!